avvocato. Ha voluto, l'altro giorno ha voluto fare il polpo. Ha voluto registrare tutta la telefonata. Io non volevo salvare, ma da questo momento non lo salvo più. Non lo salvo più. Perché lei è il segno solo di morire ammazzato come un corroto. Perché lei è un corroto e bastardo. Papà è uno dei tanti esempi nella storia del nostro paese, soprattutto nella storia di quegli anni, che dimostra come si può non essere sensibili ai consigli interessati, non essere suscettibili ai tentativi di corruzione, non aver paura davanti alle minacce più incredibili. Teniamo conto che siamo negli anni 70, sono gli anni della grande contestazione, sono gli anni degli scioperi, sono gli anni del terrorismo che cresce. In una fase, diciamo, convulsa della politica, presero grande spazio dei poteri sotterranei e occulti e soprattutto si diffuse questa ragnatela della P2. È la sera dell'11 luglio 1979. L'avvocato Giorgio Ambrosoli, liquidatore della banca privata di Sindona per conto dello Stato italiano, cena con degli amici al ristorante Ai Tre Fratelli, poco lontano da qui. E prima di mezzanotte rientra a casa, parcheggia la sua alfetta in via Morozzo della Rocca, qui alle mie spalle, ma non fa in tempo quasi ad uscire dall'auto che gli si avvicina uno sconosciuto. Avvocato Ambrosoli, mi scusi. E gli scarica addosso 4 colpi di P38. Ambrosoli muore pochi istanti dopo. Ferruccio De Bortoli, anni 70, al Corriere della Sera, eravamo nello stesso giornale, anni complicati e difficili, il terrorismo che arriva fino al caso Moro, e poi nel 79 uccidono Ambrosoli. Come ricordi quella sera? Ma in quel giorno il capocronista dell'epoca mi disse: guarda, vai nella zona di Corso Magenta perché hanno ucciso un avvocato, commissario del gruppo, della società del gruppo Sindona. Confesso che all'epoca io non sapevo chi fosse Giorgio Ambrosoli ed eravamo pochi quelli che sapevano, perché non era un personaggio pubblico. Eppure da tempo lavorava, da anni, sì, da anni, alla gestione commissariale della banca privata italiana, era già stato minacciato, era in pericolo di vita, non aveva una scorta. E si aprì questo squarcio su un serissimo professionista milanese che era stato lasciato anche molto solo. Poi scoprimmo la figura di Giorgio Ambrosoli come eroe borghese per il libro straordinario scritto da Corrado Staiano. Però io mi domando, sempre guardando quel 79, e mi chiedo se fosse stato un personaggio pubblico, se noi ci fossimo occupati di più della... Io non facevo all'epoca l'economia, insomma, ma ci fossimo occupati di più, probabilmente le istituzioni l'avrebbero protetto.